questa sera, mercoledì scorso, abbiamo organizzato due serate di degustazione, si chiamano Incontri di Gusto per il mese di novembre, in cui il biscotto Pordenone ha abbracciato dei produttori di eccellenza del territorio pordenonesi. Mercoledì scorso il biscotto Pordenone è stato abbinato alla macelleria Vicensutto, che ha presentato il suo salame mosaico in abbinamento al pino grigio della tenuta Fernanda Cappello di Sequalse. Questa sera invece il biscotto abbraccerà il guanciale di Dort di Aviano, con sempre il Sauvignon della tenuta Fernanda Cappello di Sequoise. La persistenza e la complessità del Sauvignon ben si prestano a questo abbinamento, in quanto il guanciale è speziato e fatto con tre tipi di pepi diversi, e con il biscotto Pordenone, che anche lui ha una bella persistenza, per cui direi che l'abbinamento è proprio super centrato. Thank you.